Rieccoci qui. Strano posto, Sono eh? ancora sulla nave di Megan. Strano. Infatti, troppo, vediamo. Troppo veloce? Sì, in effetti. Sembra che stia correndo. Ok. Ah, già avevo impostato un bel po' di cose. Giusto, qui non c'è un cavolo. Beh, ma ok. Urca, ciao. Cos'è questo posto? Ecco, è Dove cambiato. sono? Ciao, bello sto posto, eh. In effetti, Sento mia. qualcosa che si avvicina. Sì, Chi troppo. osserva? In effetti. Ah, sei proprio degna figlia di tuo padre. Imperatrice Emily Coldwell. Sono un amico di tuo padre sin dai vecchi tempi. Non pensavo Amico? ci saremmo incontrati. Ho visto tua madre morire, uccisa dai mischioni che volevano il tuo impero. Soccorsa da un assassino con una maschera. Pensavo di averle viste tutte. Ti hanno messo i bastoni tra le ruote. Hai perso il trono e tuo padre. E ti assicuro che Delilah non te li restituirà. Ho intenzione di riprendermeli. Quindi, che cosa è disposta a fare, Sua Maestà Imperiale? Ed è in grado di farlo senza versare fiumi di sangue? 15 anni fa ho chiesto a Corvo la stessa cosa. E in quell'istante lui è cambiato. Ora tocca a te. Non so te, ma accettare o rifiutare? Beh, accettiamo. Brucia dall'interno. Mi sento come se fossi sull'orlo di qualcosa. Tutte Sì. quelle storie erano vere. In effetti sì, tutte quelle storie, sì. Che pensavi, che non fossero vere? Urca, ciao! Incredibile. Urca! Cavolo, sbagliato! No, ok, Ecco come ciao! salverò Ciao, mio padre papino! e mi riprenderò il trono. Sì. Quindi. Giusto. Ma guarda che... Ma questo mi sa... Aia, aia, aia! La vedo brutta questa? Eh sì. Troppo brutta. Aspetta, questa mi sa... Eh già. Vabbè, scusate. Troppo macabro sta parte. Ciao. Che cos'è? Sembra così familiare. Eh sì, troppo. Io ti conosco. Fin troppo Te bene. lo ricordi? È passato molto tempo e hai sofferto così tanto. Sono solo l'eco di me stessa. Ma è bello sapere che ci sei. Madre, sei qui, ma non sei qui. Sei nelle mie mani, ma sei altrove. È quel che resta della mia essenza. Con te ancora per un po'. Se solo potessi oltrepassare questo grande e infinito vuoto e Sarebbe stringerti bello, forte sai. di me. Ma ho solo questo da offrirti. Un dono e una maledizione. Evocami tra le tue mani e ti guiderò. Quando potrò. Cavolo. Bene. Blocchiamo la runa, va. Eh già, no, questo lo mettiamo qua. Come non ci sono stelle in cielo e non c'è nemmeno un cielo. Non dovremmo essere qui. Perché? Nessuno dovrebbe. E qua o di qua, aspetta. Sì, proprio di qua, sì. Aspetta. In migliaia di anni poche persone hanno visto questo luogo. Tre di Quando? loro erano imperatrici.
Urca? Tre? Chi altro? Dai, dai, dai. C'è uno strano potere in questo luogo. Non camminerò più alla luce del sole. Ora lo so. Peccato. Colui che mi ha ucciso è ancora nel mondo, ma si è ritirato. Ah, già. Shenfa era una ragazza, poi una giovane donna innamorata, poi un'imperatrice. Ora cosa sono? Ah, già. Ricordo l'ultima volta che ti ho visto, dietro la torre. Nella tua testa sono vivi gli insegnamenti di tuo padre e anche quelli di tua madre. E il mio cuore è fatto di carne, ma anche di metallo e vetro. Eh sì, è proprio il tuo. Non solo? Cosa? Ma che? Ok. Cavolo, vabbè. Giusto. Interessante. Torino, bum 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 bum. Due rune! Ottimo, ciao. Tutte le rune forse, speriamo di sì. Non c'è nessuno come Delilah. L'ho vista emergere dal sangue e dal merciume. Finché non è stata in grado di rubare agli studiosi più saggi dell'impero. Sopravvivenza e ambizione, arte e magia. È un'astuzia che sottomette chi la circonda. Questo ha portato ai fatti della torre di Dunwall. Delilah è stata previdente. Ha subito tutto il male possibile e ora ha una corona. Ma ti dirò un segreto. Il suo vero obiettivo è molto più grande. L'ho immaginato. Quando avevo 10 anni ed ero stanca di studiare, sognavo di duelli e traversate oceaniche. Ora capisco che il mondo è più confuso di quanto immaginassi. Tutto va alla rovescia, ma cerco di affrontare la situazione al meglio delle mie possibilità. Sulla grande mappa ingioiellata nella torre di Dunwall, Karnaca è il porto più meridionale dell'impero. Un grosso rubino. Ecco come l'ho sempre immaginata. Da vicino la città profuma di oceano e spezie. Già. Ancora più da vicino ci si leggono storie di sangue e ambizione. Qui è nato mio padre. Mosche del sangue. Megan Foster è una straniera, ma sento di potermi fidare di lei, anche se è sospettosa. Mi ha tirato fuori da Dunwall e mi servono risposte. Delilah e il Duca mi hanno fatto passare per un'assassina, usando l'uccisore della corona per eliminare i miei avversari politici. Hanno preso ciò che era mio e ora me lo riprenderò. Eh sì, ce lo riprenderemo a forza. Vediamo. Ah, bene. Trova la runa. Fai questo, fai quello. Ok, grazie. Burka, ciao, ma qui che facciamo? Quante rune ci sono? Burka, sì, beh,
Mi sa che dovrò fare una cosa, va. Ah già, devo sbloccare pure questo, è vero, giusto. Vabbè. Attiviamo qualcosa di divertente, va. Interessante. No. Mettiamo questa. Facciamo un casino, va. Questa mi interessa. Ok. Distorsione, sì, questa mi serve. Urca. Interessante. Attivo tutto. Non so voi come la prenderete sta cosa, ma ci si diverte da matti. Tre? Ah già, vero. Vabbè, questo lo facciamo dopo. Prima mi serve questo. Se voglio fare qualcosa di furtivo. Catena. Aspettiamo, vabbè. Va. Ratti? Andiamo sui ratti, va. Un po' di forza. Ancora. Abilità, va. Vi parlavo di questa sorpresa. Si può usare tutti i poteri di entrambi i personaggi. Dato che il gioco l'avevo finito. Agilità, questa mi serve. Siti di sangue. Vabbè, facciamo questa, va. Perché mi serve? Non si sa mai se troviamo delle rune. Pura runa? Quella però. Bene. Morte invisibile? Può darsi. Ah, questa mi serve, dai, dai. Maschio del sangue. Come i ratti, pure le mosche del sangue
Obbediranno. Eh già, la runa l'ha già trovata, mi sa. Sì. Devo trovare un po' di rune. Sembra la stessa. Giusto. Quindi ma come salvo, eh? Giusto, aspetta. Già la runa, eh. Eccola qua. Urca! Mortacci! Ma no, io vado un po' su, va. So cazzi. Mortacci. Ma che. Oh. Riposiamoci un po', va. Aspetta, cambiamo qualcosa, va. Mi serve questa per andare. Con tranquillità, va. No, aspetta. Questa no. L'ombra mi serve. Sarà. Ah, aspetta, pure questo. Bene. Orca. Bene. Aspetta, ecco. Urca, se muoio, so cazzi. Urca! Per un pelo, stavo per soffogare. Anzi, affogare. Ah. Andiamo a trovare un po' di cibo. Se no qua ci schiatto. Beh, mi sa che mi serve. Ah sì, ah sì. Ah, giusto. Quindi dove che vado? Quindi sta cosa sta qua. In effetti. Sì, ed è qua. Ah, bene, finalmente un po' di soldi, va. Soldi. Trincendiario. Ah, già, per le maschere da sangue sono più che sufficienti. Giusto. Esserci una maledizione. Magari. A voi, quando vorrete parlare, vi dirò quello che so. Speriamo. Credo che il duca non sia ancora tornato da Dunwall. Se siamo fortunati, gli urlanti saranno impegnati con qualche colpo dei loro. Colpa dei loro? Mosche del sangue, eccole qua. Che bastarde queste. Ho giurato che non mi sarei più fatto coinvolgere in faccende politiche.
prima e dopo la peste ho fatto diverse cose riprovevoli, ma anche alcune cose buone. Sì, sì, in effetti. Hai ragione. Una terribile cospirazione contro di te. L'abbiamo saputo, grazie. Le strade puzzano di morte e corruzione. Sono in compagnia di un'amica, Megan Foster, a bordo della sua nave, la Dreadful Whale. Domani Dreadful Whale. Giusto, in effetti. Ripenso a come la dolce Jessamine sia stata strappata a te e a tuo padre. E temo che un simile destino possa attendere anche te. So che Corvo darebbe la vita per proteggerti, ma non fidarti di nessuno. Eccoti qui, vecchio. Ma questa è... Aspetta. Che ti prende? Megan! Ti porto in un posto più appartato. No, questa non è Megan. L'ha solo citata, ma non è Megan. La voce è diversa da quella di Megan, ma non credo che sia. Lezioni con Anton Sokolov. Ai tempi di mia madre inventava oggetti molto interessanti. Già. Ciao. Ah, voglio andare in cucina a mangiare un poco, va. Siamo in viaggio da 2 settimane. Sì. Speriamo che Sokolov stia bene. Tariri. Un po' di banane. Ah. Già, in effetti. Mi serve l'elisir, cavolo. No. Una runa in modo da... vabbè. I tratti posso crearli? Aspetta. Ah sì, posso crearli, sì sì. I tratti anche da scegliere. Ma quelle particolari sono introvabili in effetti. Karnaca è bella da lontano, ma è una città prossima al tracollo. Sì. Perché è qui? È di Laila. Anton l'ha iniziato poco prima di essere catturato. Avevano dei trascorsi, ma non ne parla molto. Quanto vorrei ammazzarla? E forse anche te, chi lo sa. Megan Foster. Bene, ora in parte è chiaro. Ma che facevate tu e Sokolov qui? Il vecchio amava Karnaca, ma aveva scoperto una cospirazione legata all'uccisore della corona. Voleva avvertire Corvo. Sapevo che le tensioni stavano aumentando. Corruzione, violenza per strada. Io non ci ho badato molto. Di solito sono le autorità locali a occuparsene. Invece il nuovo duca lascia correre. Ma Sokolov pensa che potrebbe essere a capo della cospirazione. Aveva un'aria sconvolta e se vi ha mai raccontato le sue storie saprete che è insolito. Stavamo per andare ad Amor. Ai pezzi, ma è successo qualcosa. L'uccisore della corona. Sì, il portello si è squarciato e Sokolov ha urlato. Ho visto solo un'ombra, qualcuno che lo trasportava sul ponte. L'ho inseguito finché ho potuto, verso l'istituto Addermeier. È diretto da Ipezia, l'alchimista. Forse il duca si serve di un suo paziente, ovvero l'uccisore. Addermeier, d'accordo, entrerò. L'uccisore deve essere fermato e se l'alchimista collaborerà, forse riuscirò a scoprire cos'è successo a Sokolov, se avrò fortuna. Se vi affidate alla mia fortuna, Sokolov è morto. Ne dubito, sai. Disattivate la torretta. A quel punto arriverò con la nave. Sokolov è duro a morire. Andremo a riva al vostro ordine. Sì, non vedo l'ora, ma prima... Mortimer Ramsey. Il duca non avrebbe potuto organizzare il colpo di stato senza qualcuno nella milizia. Non conosco il duca Abele, ma Corvo ha prestato servizio sotto il padre di Luca e dice che Theodanis era un bravo uomo. Delilah, mia zia, a quanto dicono, ha una visione distorta del mondo. Quanto rancore, mi sa. Strega, in effetti così va, che va chiamata quella, o forse la nuova dea, chi lo sa.
Questa dottoressa Ipezia sembra il simbolo di tutto il bene che si può fare nell'impero. Quindi l'uccisore della corona era uno strumento per il colpo di stato del duca. Gli omicidi avevano uno scopo. Sokolov sembra molto più vecchio ora. In effetti. Sembra che il percorso per l'istituto Addermeyer passi dalla stazione di posta. Sì. Mi sa di sì, guarda che bella mappa. C'è belli... chi altro? Ma aspetta, ma vabbè. Ma che cavolo, vabbè. Beh, ora andiamo. Non vedo l'ora di fare qualche casino. Aspetta, prepariamo qualcosa di interessante, su. Un po' di catene? Sì. Spero di sì. Chissà se riesco a utilizzare questo, va. Aspetta, aspetta. Ah, questa poi mi serve. Beh. Allora vi lascio sul molo? Sì, sì. Vediamo le strade lungo le quali è cresciuto mio padre. Andiamo allora. Non devo farmi riconoscere. Con adesso è tutto. Ci vediamo alla prossima. Condividete, commentate, iscrivetevi sul mio canale e mettete un like se il video vi è piaciuto. Ciao, aiuto!